Alla Paralimpiade il tiro con l'arco è praticato da atleti amputati, cerebrolesi, lesot, para e tetraplegici, poliomielitici. Non vi sono differenze sostanziali dal tiro con l'arco tradizionale. Lo scopo è di tirare le frecce verso un bersaglio contrassegnato da 10 anelli concentrici. Si può stare in piedi o essere in carrozzina. La più grande atleta, non solo italiana, ma mondiale, è stata Paola Fantato. L'accompagnava un ritornello da piccola, peccato, sarebbe una bella ragazza, una noia, perché Paola bella lo è davvero, è poliomielitica. La poliomielite l'ha colpita 8 mesi, nel 1960. Nel 1996 ad Atlanta è entrata nella storia dello sport, unica al mondo ad avere partecipato a Olimpiadi e Paralimpiadi nella stessa edizione dei giochi. La sua immagine fece il giro del mondo. È veronese, ha 45 anni, impiegata, arciere, compagna dell'ex nazionale di basket in carrozzina Giuseppe Dalbenna. Ad Atene ha vinto le sue ultime gare paralimpiche. In tutto ha vinto 5 medaglie d'oro, una d'argento e 2 di bronzo in 5 diverse edizioni della Paralimpiade. È battibile solo da se stessa, quando sbaglia una freccia, non quando gli altri sono migliori di lei. Il tiro a segno è praticato da atleti amputati, focomelici, lesotre, para e tetraplegici, poliomielitici e non ha varianti. Il tiro a segno è una prova di concentrazione vera e propria, nella quale i partecipanti usano pistole o carabine per sparare una serie di colpi cercando di centrare l'anello centrale del bersaglio statico. Le gare di tiro a segno sono suddivise in 2 tipi di eventi sportivi principali, carabina ad aria compressa e pistola. Prevedono le distanze di 10, 25 e 50 metri. Le categorie si dividono in uomini, donne e categoria mista. La disciplina del tiro a segno utilizza un sistema di classificazione funzionale che permette agli atleti di differenti classi di disabilità, ma aventi le stesse capacità, di gareggiare insieme, individualmente o a squadra. Sono suddivise in 3 classi in funzione delle limitazioni prevedenti: grado di funzionalità del tronco, equilibrio da seduto, forza muscolare, motilità sia degli altri superiori che inferiori. A partire dagli anni 70 il tiro a segno si è sviluppato e soprattutto ha avuto un'evoluzione grazie all'adozione di un sistema di classificazione funzionale. È praticato in 51 paesi del mondo e fa parte dei giochi paralimpici dall'edizione di Toronto del 1976. La vela paralimpica è dedicata ad atleti con ogni tipo di disabilità. Vi sono alcune modifiche nell'equipaggiamento e nei punteggi. I partecipanti si confrontano in 3 gare, a cui possono prendere parte indifferentemente uomini e donne. A livello internazionale, la vela per atleti diversamente abili fece la sua comparsa negli anni 80. La prima regata internazionale si tenne in Svizzera, seguita da altre in Germania, Olanda, Francia e poi ancora in Olanda. Nel 1988 è stato costituito il Comitato Internazionale di Vela per Disabili, che ha organizzato regate, offerto un forum per lo scambio di informazioni ed è stato un mezzo per promuovere la vela tra atleti con disabilità. Tuttavia si è dovuto attendere fino al 1990 prima che la vela fosse accettata come sport dimostrativo ai Giochi Mondiali per Atleti Disabili. I Giochi Paralimpici di Atlanta del 96 hanno rappresentato un enorme successo per la vela come evento dimostrativo, inserendola nelle discipline ufficiali dei Giochi Paralimpici da Sydney 2000. Oggi molti velisti diversamente abili competono in qualità di equipaggio o timonieri in gare di normodotati. Nello sconfinato mondo della vela sono numerosi velisti con disabilità che hanno circumnavigato il globo senza alcuna assistenza.